Ciao Dorotea! Ciao Andrea! Cosa ci prepari di buono oggi? Allora, oggi faccio le penne del Bosco dell'Alto Adige. Mamma mia, che bontà! Allora Dorotea, butta la pasta! Io spio intanto, Puoi anche aiutarmi poi, Ti vedono tutti nelle riviste, ti vedono nei social, ma che cos'è il biathlon? Allora, il biathlon è uno sport molto particolare, un po' di nicchia in Italia. Si tratta praticamente di due sport completamente diversi. C'è lo sci di fondo, che è uno sport di resistenza, più il tiro, che è uno sport di mira, di concentrazione. Stai piangendo per la mia domanda o per la cipolla? No, per la cipolla. Ora finiamo presto questo incubo. Svelami un segreto. A casa chi cucina, tu o tuo marito? Non te lo dico. No, ultimamente cucino anch'io. Devo ammettere che il cuoco vero è lui. Io più che altro faccio piatti molto veloci e quindi quasi sempre faccio la pasta mezzogiorno per dire. Mentre tagli lo spec, Dorotea, che cosa si prova a stare sul gradino più alto del podio e sentire l'inno che suona? Brividi. Brividi. Alla fine è bello perché comunque ho potuto vivere quel momento con tutta la mia famiglia, con tutta la squadra che era sotto di me, che guardava i medagliati, e tutti insieme poi abbiamo cantato l'inno. Dorotea, che cos'è per te la passione nello sport? Difficile dirlo. Alla fine diciamo che la passione per lo sport si è creata con gli anni, no? Cioè, nel senso, alla fine, quando ho cominciato da bambina, era più un gioco. Cioè, poi ho avuto la possibilità di svilupparlo nella mia professione. Cioè, nel senso, alla fine faccio proprio di professione, credo che è un sogno di tanti altri atleti, amatori, diciamo. E poi nello sport in generale, non dico nel biathlon, ma in generale, puntualità, le regole, il rispetto, e tutte queste cose che poi ti servono anche nella vita normale, nella vita di tutti i giorni. Sì. Infatti dico spesso che gli atleti che primeggiano nello sport sono anche uomini migliori o donne migliori nella vita di tutti i giorni, perché hanno delle regole nello sport, no? Sì, a me, per dire personalmente, mi aiuta molto da quel punto di vista. Ma è vero che in valigia ti metti sempre un pacco di pasta dalla Costa? Io mi porto sempre la mia roba. Mi piace mangiare sano, mangiare pasta integrale, pasta con i legumi, eccetera, e ho notato che sto meglio. Io direi che la pasta è pronta. Anche perché alla fine assaggerò e ti devo dare la medaglia, dobbiamo vedere se è medaglia d'oro, no, d'argento, non so o di bronzo. Se salgo sul podio, Hai un formato di pasta preferito? Allora, a me piace tantissimo quello o integrale o quello ai piselli, che comunque cerco sempre di fare un pasto completo, no? Allora io assaggio, Assaggia. Queste penne del Bosco dell'Alto Adige. Buon appetito! Buon appetito! Buonissima! È come fare 5 su 5 al poligono, 4,5 su 5, no, sai? No, è venuta molto buona. Qual è il segreto? Beh, la pasta, Andrea.